Conferenza stampa di presentazione di Marin Pongracic, interviene adesso il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Prego direttore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i nostri tifosi in ascolto. È un messaggio che facciamo sempre volentieri, sia a voi che a loro. È un periodo quest'anno che ci sta, anzi direi da 2 anni a sta parte, ci vede quasi quotidianamente vicini. Se uno fa la media dei 365 giorni, credo che nessun club possa vantare tanta vicinanza con voi nel quotidiano, per presentare calciatori, per anche qualche altro motivo. Oggi siamo di nuovo qui perché c'è la presentazione di un altro calciatore in arrivo. Io dico un calciatore perché sono tutti calciatori, però parto da una considerazione che a volte tutti noi siamo più concentrati, o anche soprattutto voi siete più concentrati, o anche il tifoso è più concentrato su quello che si vorrebbe, su calciatori che vorresti che arrivi, che invece su quello che hai preso, su quello che hai. E oggi devo dire che ci troviamo a presentare un calciatore che abbiamo e che abbiamo preso. E io concentrerei molto di più questo aspetto, perché a volte, come ho detto prima, ci distraiamo su cose che vorremmo, su cose che potrebbero arrivare, e non concentrandoci sul presente. Io, nel concentrarmi sul presente, trattandosi di un ruolo particolare che io anche in altre date, in altri giorni, ho detto che è un ruolo che ormai sta andando in via di estinzione, quello dei marcatori. Ma marcatori parlo a tutte le latitudini e longitudini, non soltanto in Italia, dove una volta eravamo i fautori di questo ruolo. E quindi oggi siamo qui a presentare un marcatore. Devo fare un inciso, devo fare una chiosa, perché su certi ruoli, su certi marcatori soprattutto, prenderli a luglio si è impossibilitati, devo essere sincero, si è impossibilitati, con qualsiasi risorse uno ha, perché alcuni obiettivi devi aspettare, devi sapere aspettare, devi saperli corteggiare per poter dire, senza dire che hai riempito una casella, di dire sto prendendo qualcosa di più importante di quello che ho, di quello che può servire. E cosa lo può dire questo? Non è che lo può dire Pantaleo Corvino, come sto facendo, lo deve dire la storia di un calciatore. Per cui noi, non è il momento di analisi, sarà il momento del dopo mercato di fare analisi su chi è arrivato, su chi è andato via. È il momento, quello è un altro momento, oggi è il momento di, attraverso la storia di un calciatore, di dire chi sta arrivando o chi è arrivato già, perché è ufficiale, è già arrivato Pongracic. Quindi cosa dice la sua storia? Dice che è un calciatore classe 97, con un bagaglio di esperienze io credo importanti, pur essendo così giovane. Viene dalla massima serie austriaca, viene dalla massima serie tedesca, è passato dall'Europa League alla Champions League, fino ad arrivare alla sua nazionale maggiore. Le sue caratteristiche, è un
quelle facili le conoscono tutti, perché la storia di ogni calciatore è facile poi andare dentro a leggerla. È un calciatore di piede destro, però ha giocato da centrale in tutti e due i settori, sia quello destro che quello di sinistro. Avete visto sempre per la serie degli angali, esclusi gli esterni, ha un fisico imponente, e devo dire che ha anche una percentuale di duelli vinti in campionato nel Borussia Dortmund lo scorso anno, sia in Champions sia in campionato, del 72%. È un difensore che abbina forza fisica, abbina una discreta qualità tecnica anche di regia difensiva. Cosa posso aggiungere altro? Io ho detto, per me riempire le caselle sarebbe stato un esercizio molto facile, anche tenendo conto che si passava dalla B al massimo campionato, che è quello della Serie A, e che è campionato quest'anno per chi deve lottare per non retrocedere, tenendo conto che chi è salito con noi, Cremonese e Monza, fanno a gara a chi spende di più, a chi sta spendendo di più. E quindi io riempire caselle per farmi dire bravo dopo 20 giorni, un mese di lavoro, sarebbe stato molto semplice. In un reparto dove invece è importante andare a migliorare, perché è determinante in un campionato, pur vantando calciatori che la Serie A l'hanno vissuta, come Dermago, anche con Tuia, come Dermago l'ha vissuta da protagonista, salvandosi con il Parma con 30 presenze. Non era facile dire prendo qualcuno migliore di Dermago o migliore di Tuia, credetemi, con la carenza che c'è di marcatori. È facile giudicare non stando dentro, però portare qualche calciatore, marcatore, e aspettare anche l'ultima settimana non è stato lo stesso un esercizio facile. Con Prokacic non è che ho aspettato l'ultima settimana per pensare a Marin, è da un mese e mezzo, due mesi che ci lavoriamo. Attraverso i contatti con il suo agente, con il ragazzo, con il club, mandando video dove deve venire a stare, mandando foto di chi viene a trovare. Tutto questo perché questo comporta a volte una trattativa, perché è un calciatore che ha una storia, che arriva con una storia, e per convincerlo non è che lo convinci a suon di milioni di euro, lo convinci facendoli capire prima alla gente, che lo va poi a parlare con il calciatore, poi il rapporto al calciatore avviene dopo, è il suo agente che devi far capire con chi viene, a volte con chi viene a stare lo sa, perché Pantaleo Corvino, Stefano Trinchiera, il Lecce possono sapere che anche noi abbiamo una nostra storia, e che lui poteva essere bravo a far sapere, a far capire dove viene a stare, con chi stare. La stessa cosa, poi trovare un accordo con il club per portare certi giocatori che hanno una storia, che non si possono convincere a luglio o a metà agosto. A volte si aspetta anche l'ultimo secondo, noi no, non è l'ultimo secondo, ma siamo all'ultima settimana di agosto e possiamo dire che, pur aspettando tanto, i frutti del nostro lavoro ci hanno portato oggi a presentarvi Marin Prokacic, perché
potrei aggiungere altre cose, ma siccome rimarremo qualche minuto dopo, qualche cosa l'aggiungerò dopo. Grazie direttore, adesso spazio alle domande per Marin Pongracic, ci avverremo per la traduzione della collaborazione del segretario sportivo Rosario Imparato. Per Paolo Verri, Gazzetta del Mezzogiorno e Pianeta Lecce. Ciao Marin, benvenuto a Lecce. Anche ricollegandomi al discorso del direttore al lungo corteggiamento, la prima domanda è sulle motivazioni, cosa ti ha spinto a sposare il progetto del Lecce? Thank you, first of all. A lot of things convinced me to come here. Grazie per il benvenuto. Mi hanno convinto tante cose a scegliere Lecce. Prima di tutto la Serie A, che penso sia un campionato, uno dei top campionati in Europa. Penso ci siano i migliori attaccanti. E anche il direttore Corvino mi ha mandato fin dall'inizio tanti video di Lecce, del mare, dello stadio, del campo di allenamento. Ho provato in tutti i modi a convincere. In ultimo è stata la gara con l'Inter che mi ha dato la motivazione finale a firmare con Lecce. Dal punto di vista fisico, sei pronto eventualmente a scendere in campo già nella partita di domenica contro l'Empoli? Yes, I think I am. I was training in Wolfsburg like 4 weeks individually. Sì, penso di essere pronto per giocare già domenica al Wolfsburg. Mi ero allenato 4 settimane da solo, poi l'ultima settimana con la squadra e mi sentivo pronto. Come ho già detto, sono molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Pier Andrea Casto, Salento Live 24. Herzlich willkommen hier, benvenuto qui. Allora, ti chiedo, tu a 19 anni eri già un crack del calcio tedesco, c'hai qualche rimpianto in questi anni? Ancora sei molto giovane, c'è qualcosa che ancora devi migliorare dal punto di vista dei fondamentali in difesa? Yeah, with 19 years old, for me I was not a top player, I was still very young and there was big high potential, yeah. Maybe, but I need a lot of things to improve to get a top player. So I think Serie A. Sì, quando avevo 19 anni ero considerato un top, ma non mi consideravo tale. Penso che dovevo comunque migliorare molto e penso ancora di dover migliorare tanto. Lecce e la Serie A mi aiuteranno in questo, perché penso appunto che in Italia ci siano i migliori difensori al mondo e darò il 100% per migliorare giorno per giorno. Seconda domanda, dopo diversi anni torni a lottare per la salvezza rispetto a squadre invece che lottavano magari per la parte alta della classifica, ci sono più stimoli per un difensore sapere di essere sicuramente più impegnato rispetto a prima? As you know, I faced these challenges in the past in Munich. So I have that experience, not that long, but yeah, it's a different kind of situation, no doubt about it. But anche se per poco ho già giocato in squadre che appunto lottavano per salvarsi, ma questo mi stimola e anzi non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, anche se non lotteremo ovviamente per posizioni come Europa League e Champions League. Per me saranno tutte partite importantissime con grandi squadre e per me è una grande sfida essere qui e darò il 100%. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno Marin, benvenuto e in bocca al lupo per questa avventura. Lei è arrivato dopo il corteggiamento della direzione tecnica con Pantaleo Corvino che le ha mandato video. C'è qualcosa in particolare che l'ha colpito, ciò che le ha mandato, oltre a tutte le varie spinte, i discorsi motivazionali? Thank you first of all. Yeah, it's not just a video. It's like video was one part, one factor of many. Non è stato un solo video, un solo aspetto che mi ha aiutato a scegliere Lecce, ma è stata una somma di tutto, dallo stadio, dal campo allenamento. Tutto è servito alla fine a farmi scegliere Lecce. Sono stato immediatamente convinto da queste cose. A fianco si ritrova il direttore Trinchiera che ha esordito in A coprendo Jean-Pierre Papin e non facendolo segnare. Lei a Salisburgo col Borussia Dortmund ha avuto come compagno Haaland, compagno l'ha avuto in allenamento avversario,
quindi chi meglio di lei è abituato ad affrontare un top player e quindi avere di fronte calciatori importanti nella Serie A italiana? I played with Haaland in Salzburg and in Dortmund, as you said, and I think we both grow in the training. So sì, ho giocato con Haaland, quindi in allenamento ci siamo scontrati più e più volte. Penso che però questo abbia beneficiato entrambi, siamo cresciuti entrambi da questi difficili duelli, se posso dire. Quindi lo spirito per me è lo stesso, mi sento pronto ad affrontare qualsiasi attaccante. Barbara Magnani, Antenna Sud. Ciao, benvenuto. Io volevo chiederti le tue qualità, la qualità che può dare qualcosa in più a Lecce e poi anche mister Baroni che cosa ti ha chiesto in particolare. I think the quality, my quality what can help the team is like the fighting spirit and the duels. I think I'm pretty good in it. I can also improve in this, but yeah, this is my biggest quality, I would say. So also building up the game, maybe I can play calm from behind. Penso che la mia qualità migliore e posso aiutare il Lecce appunto il mio spirito combattente, quindi questa voglia di combattere potrà aiutarmi in questa nuova sfida, ma penso anche di essere molto bravo in fase di costruzione. Per quanto riguarda il mister, non ho parlato molto, ho fatto solo due allenamenti per ora, però ho già capito la sua idea di calcio e soprattutto lo rispetto perché è stato un grande difensore, quindi ho molto da imparare. Carmen Tommasi, Telerama. Ben arrivato, buongiorno. Io volevo sapere a chi si ispira e soprattutto se c'è qualche difensore italiano che in passato guardava e lo stimava più di altri e qual è il suo obiettivo stagionale personale. Yeah, I love football, so I love also offensive football players. It's not just about defensive football players. So when I was young, when I was really, really young, I look up to Ronaldinho. He was my favorite player, and after to Lionel Messi. But also from defensive players, there are a lot of players. Quando ero piccolo, ammiravo giocatori come Ronaldinho, Messi. Mentre se parliamo solo di fase difensiva, quindi difensori, allo stato attuale ammiro molto Van Dijk, anche Bonucci, soprattutto nell'ultimo europeo mi ha stupito tantissimo. O sempre ricordando un ex calciatore del campionato italiano come Koulibaly. So the goals with the team, I think they are clear. We want to stay in Serie A. I think this is the most important. And after then come the individual, the personal goals. And so this is the main. Il mio obiettivo è molto chiaro, è lo stesso del Lecce, quello di rimanere in Serie A e darò il massimo per ottenere questo. Se posso parlare poi di un obiettivo personale, è quello di riuscire a giocare tante partite e riuscire appunto a dare il massimo per me stesso e per la società.